Ciao a tutti, bentornati! Oggi andiamo a conoscere REX, il Resource Exchange di EOS, che finalmente è stato lanciato sulla Mainnet. Per chi non lo sapesse, questo è uno strumento molto molto interessante per gli holders di EOS, che senza perdere il controllo dei propri EOS, che rimangono sempre blindati nei nostri account, possono però andare a beneficiare di un passive income andando a delegare le risorse inutilizzate dei nostri account. Quindi stiamo parlando di CPU e NET. Possiamo quindi andare a prestare in tutta sicurezza queste risorse ai dev, quindi agli sviluppatori che stanno sviluppando le loro fantastiche dApp su EOS, in cambio di un tasso di interesse, quindi ottima notizia per noi EOS holder. Andiamo quindi a verificare come funziona questo EOS REX. Partiamo da eosrex.io. Andrò a utilizzare questo portale anche se, essendo REX comunque uno smart contract, lo stesso servizio può essere accessibile anche attraverso altri tools di terze parti. In questo caso su eosrex.io verifichiamo di essere sulla mainnet e non sulla jungle net dove si sono verificati tutti i test, mainnet quindi. E come prima cosa andiamo ad attivare il nostro Scatter Desktop per andare a fare il login. Autentichiamoci sul nostro Scatter Desktop, se non l'avete ancora impostato vi rimando al mio precedente video che dovrebbe apparire in questo momento. E con Scatter attivo clicchiamo su Login with Scatter. Appare il nostro pop-up di conferma, scegliamo l'account che preferiamo, se ne avete solo uno scegliete ovviamente quello e clicchiamo su Login. Siamo collegati con il nostro account, questo è il mio account di test e qui sulla destra vediamo il riassuntino dei nostri EOS, quelli liquidi, quelli messi in stake per la net e in stake per la CPU. Sulla sinistra qui vediamo un bel triangolone rosso di warning che dice: in questo momento tu non puoi utilizzare REX perché, shame on me, in questo account non ho mai votato i block producer. Dobbiamo votare almeno 21, io sugli altri li sto votando, promesso, attraverso i proxy, ma su questo non ho mai impostato un proxy. Quindi andiamo in Scatter e andiamo a impostare il nostro proxy. Per chi non lo sapesse, un proxy è un modo automatico per fare le votazioni dei block producer senza stare manualmente a farli se non abbiamo tempo o voglia di farle, per andare a approfondire quali block producer andare a votare. Deleghiamo il nostro voto a dei proxy e andiamo a conoscere i proxy che utilizzo io, che sono ovviamente il proxy del buon Zaragas, che approfitto per salutare, ciao Zar, che è Atlante Mundo, e EOS Network XX, che è il proxy della bravissima e preparatissima Aneta, che ci segue sempre sulla chat di EOS, e approfitto per salutare anche lei, ciao Aneta. Torniamo quindi su Scatter nel dettaglio del nostro account e clicchiamo su Proxy Votes. Incolliamo il nome del proxy a cui vogliamo delegare, in questo caso scegliamo la buona Neta, e andiamo a flaggare o deflaggare questa opzione per andare a rinnovare automaticamente il proxy ogni 7 giorni. In questo caso io lo tengo attivo e clicchiamo su Set Proxy. Firmiamo la transazione su Scatter e siamo a posto. Tornando sul nostro buon REX, vediamo che adesso siamo good to go, verdi e pronti per utilizzare il servizio. E il servizio qual è? È quello di lend, ovvero prestare, oppure borrow, farsi prestare le risorse appunto di EOS, quindi la CPU e la NET, sotto forma di REX token, che sono questi. I REX che dobbiamo andare ad acquistare per poter utilizzare EOS REX. Il rapporto di conversione tra REX e EOS lo troviamo in questo rettangolino grigio in alto a sinistra, in questo caso è di 0,0001, ovvero 10.000 REX per ogni EOS. Perché dico in questo caso? Perché non è ancora chiaro se varierà questo rapporto e dovrebbe variare in base a effettivamente come andrà REX nei prossimi giorni, mesi. E infatti vediamo che se clicchiamo anche su questo pulsantino informazioni c'è scritto Current Value of 1 REX Token Price in EOS. Quindi comunque questo qui è un valore variabile. Attualmente quindi comunque è questo. La cosa però importante da capire è che questo rapporto di creazione di REX in base agli EOS non potrà mai avere un bilancio negativo. Nel senso che nel momento in cui andiamo a rivendere i nostri REX e riprenderci i nostri EOS, il rapporto di conversione non potrà mai essere inferiore a quello che abbiamo utilizzato per comprarli. Quindi non esiste per smart contract la possibilità che noi otterremo meno EOS rispetto a quelli che abbiamo messo. Uso il condizionale perché comunque lo sto testando e voglio verificarlo sulla mia pellaccia, però la bontà di REX è proprio questa, che dovrebbe essere solamente vantaggioso in termini di rapporto di conversione e non svantaggioso. Quindi se il servizio funzionerà e verranno effettivamente prestate molte risorse agli sviluppatori, otterremo un rapporto più vantaggioso, ma non esiste che otterremo un rapporto svantaggioso nella vendita. Andiamo quindi a verificare come mettere i nostri EOS a fruttare degli interessi. Allora andiamo nella sezione Lend. Dobbiamo selezionare un EOS Payment. Abbiamo tre opzioni: o EOS in your fund, che vediamo in questa casellina qui, in questo caso io nel mio fund sono a zero, quindi devo fare prima un deposito, oppure EOS Stake to Net o EOS Stake to CPU. Proviamole tutte e tre. Quindi per andare a utilizzare fund devo prima andare a fare un deposit nel mio fund, quindi clicchiamo su deposit.
Vediamo che in questo caso possiamo depositare solo gli IOS che abbiamo in questo momento liquidi. Io ne ho 19 liquidi, lo vediamo anche dal riassuntino qui in alto, 19 IOS, e quindi decidiamo quanti ne vogliamo mettere in deposito, facciamo per comodità 10 e clicchiamo su Deposit to Fund. Firmiamo la transazione e adesso abbiamo 10 IOS nel nostro fund. Clicchiamo quindi su Lend, selezioniamo gli IOS Payment, in questo caso abbiamo dei fund, quindi utilizziamo questo, e decidiamo la quantità, proviamo con i 10 IOS che abbiamo appena depositato. Per 10 IOS otterremo 99.991 eccetera eccetera REX. La discrepanza rispetto alla cifra tonda, come suggerito dalla ottima Nicoletta della chat di IOS che saluto, ciao Nicoletta, grazie, dovrebbe essere relativa al costo della RAM utilizzata per la transazione. Di questo non ho la certezza, però ha senso, dato che sennò avremmo a logica dovuto ottenere 10.000 REX token, dato che il rapporto è questo qui. Comunque, questa è la situazione. Clicchiamo adesso su Buy REX. Altro smart contract di Buy REX e clicchiamo su Allow. Ed ecco comparsa in questa sezione rossiccia relativa ai nostri REX la quantità che abbiamo appena comprato. Da notare che il mio balance effettivamente è stato decurtato di 10 unità che non sono più nei liquidi IOS, non ci sono più e sono stati convertiti in REX. Qui bisogna verificare effettivamente se ai fini di eventuali airdrop veniamo penalizzati o meno, o se gli REX vengono comunque conteggiati nello stesso modo in cui vengono conteggiati gli IOS. Questo è un attimino un dubbio che dobbiamo fugare, anzi se avete informazioni a riguardo lasciatelo nei commenti. Continuiamo l'esperimento andando a cambiare il metodo di pagamento e clicchiamo su IOS Staked to Net. In questo momento io ho 11 IOS in Staked to Net, andiamo a inserire 10 IOS to Lend anche in questo caso e Buy REX. Altra transazione, Allow, e sono aumentati i nostri REX available. In questo caso vediamo che però il mio saldo degli IOS in stake non è diminuito, quindi questa qui è già una differenza rispetto agli IOS liquidi. Facciamo la stessa cosa con gli IOS stake to CPU. 11 IOS in CPU, inseriamone 10 e clicchiamo su Buy REX. Firmiamo. REX disponibili sono aumentati, anche in questo caso dalla CPU non sono stati scalati gli IOS, e vediamo che nel contempo il nostro vote power sta aumentando, quindi ricordiamoci che tutto questo sistema di interessi passivi legati ai token holders serve anche per invogliare la gente a votare, quindi delegando il proprio voto tramite proxy per rendere la rete più stabile e per avere un ricambio sano dei block producer. Teoricamente abbiamo finito, i nostri REX sono lì, pronti e disponibili per la pool e chiunque li voglia andare a noleggiare. Nel momento in cui volessimo andare a venderli andiamo in Unlend, indichiamo la quantità di REX che vogliamo vendere e clicchiamo su Sell REX. Nota bene però, solamente i REX che sono maturi, Available REX, possono essere venduti. In questo caso io ho 0 REX maturi. Cosa vuol dire? Se andiamo nella sezione dei REX in Maturities, vediamo che tutti i miei REX in questo momento sono a 4 giorni dall'essere maturi, vuol dire che devono passare ancora il giorno 3, il giorno 2, il giorno 1 prima che i miei REX siano totalmente maturi e quindi vendibili. Ed eccoci tornati, è passato qualche giorno, avrei voluto attendere la conclusione di 4 giorni di maturazione dei REX per far vedere anche il processo di vendita, però vedo che c'è fermento e voglia di andare a conoscere questo REX, quindi preferisco far uscire il video in questo momento piuttosto che andare a attendere ulteriormente. Quindi intanto verifichiamo la situazione. Vediamo già delle differenze rispetto a quando ho firmato la transazione di conversione dei REX qualche giorno fa, che potete andare a verificare andando indietro nel video di qualche minuto. Se andiamo infatti nel riassuntino del mio account, vediamo che i numeri sono decisamente diversi, nel senso che gli IOS in liquidità sono 9 e in stake to net e in stake to CPU non ne ho 11 come erano visualizzati anche a posteriori della conversione in REX precedentemente, ma ne vedo 1 sia per net che per CPU, e tra l'altro nel mio caso è delegato a un altro dei miei account, quindi sono rimasto con stake to self a 0, e questo non è mai cosa buona e giusta, nel senso che il nostro account, per essere operativo, agile e scattante, deve avere sempre delle risorse sotto forma di IOS in staking sia per net che per CPU. Quindi primo errore che ho fatto è stato convertire tutti i miei IOS di net e CPU in REX. Questo è sbagliato, quindi stiamo sempre attenti a non convertire la totale quantità dei nostri net e CPU, ma di lasciare sempre qualche IOS. In teoria è una quantità di 0,01 IOS a quanto ricordo, però per comodità conviene lasciarne almeno un IOS per net e uno per CPU, per essere sicuri che il nostro account non vada a soffocare e sia totalmente funzionante. Ma andiamo a controllare i miei REX, li troviamo sotto Manager REX Fund, sotto REX Maturities, stessa schermata che possiamo richiamare anche da questo pulsante Maturities, dove vediamo i miei REX che stanno pian pianino scalando la classifica fino ad arrivare al giorno di totale maturazione in cui potrò rivenderli e riconvertirli in IOS.
Altra funzione interessante da evidenziare è questo Move to e from Savings. Infatti, se andiamo a cliccare, abbiamo la possibilità di muovere i nostri REX available in una modalità di savings in cui i nostri REX rimangono praticamente frizzati e non parte in automatico il countdown verso la maturazione e quindi la vendibilità dei nostri REX, ma rimangono lì belli beati a maturare gli interessi. Questo probabilmente è un ulteriore grado di sicurezza, dato che sono di mezzo altre due transazioni da smart contract, quella per muoverli in savings e quelli da toglierli dal savings, che serve probabilmente a chi ha intenzione di lasciare i REX a maturare interessi per lunghissimo termine e li lascia lì. Una volta che li togliamo dal savings, da lì scatta il countdown verso la maturazione e la vendibilità dopo 4 giorni. Concludiamo il video, che sta diventando un'epopea lunghissima, andando a controllare quanto effettivamente i nostri REX valgono sotto forma di EOS che abbiamo messo a disposizione della pool di REX. Andiamo a controllarlo ad esempio su eosauthority.com, dove vediamo, inserendo il nostro account, loggandoci sempre tramite Scatter, vediamo la nostra statistica in cui troviamo dai miei 30 EOS che avevo messo a disposizione, sono diventati 30.0026. L'interesse per ora è veramente abbastanza ridicolo, però allo stato attuale REX è questo, è partito solo da qualche giorno. Teoricamente, più dev utilizzeranno REX, più gli interessi saranno cospicui. Questo si spera, se no, effettivamente sono proprio bricioline. Bene, ragazzi, direi che con questo abbiamo concluso questo lunghissimo tutorial su REX, ma spero che in qualche modo l'abbiate trovato utile. Quindi, per ora non mi resta che salutarvi. Come al solito, grazie per essere con me e alla prossima. Ciao!